Un anno fa, Selvaggia Lucarelli fa notare al mondo che c'è qualcosa che non va con questa storia del Pandoro Balocco. Io cerco di far notare al mondo che dentro è pieno di cocciniglia e di prodotti scarsi, ma vabbè, questo non è stato calcolato. Però, invece, quello che ha fatto la Lucarelli l'hanno notato tutti. Per un anno, si è parlato di questa storia e i Ferragnez hanno fatto non solo silenzio stampa, ma erano molto alterati di questa cosa. Adesso, quando c'è una multa, facciamo il video vestiti da, non so, l'amica della porta accanto, piangendo per dire ho sbagliato la comunicazione. Hai sbagliato la comunicazione, lo sapevi benissimo. E io ti suggerisco una cosa, molla sta cosa della beneficenza e fai come tutti i grandi, quelli che fanno beneficenza la fanno silente, non ne parlare proprio più. Detto questo, un applauso per le tue scuse, ma non ci credo un secondo e non potevi far altro. Quindi, guarda, non lo so, poca credibilità, sempre, in qualsiasi cosa tu fai, io a petto proprio di pancia, non ci credo un secondo. Neanche alle lacrime da coccodrillo che non riesce a fare perché non scendono. Fedez, sai cosa vi manca a voi, a te e a tua moglie? A mio avviso, un briciolo di umiltà. Proprio non traspare mai nulla di quello che voi fate, traspare un briciolo di umiltà. Chi è umile è più ricco di voi, sappiatelo questo e ve lo dico a tutti. Conosco gente che non ha niente, ma che rispetto più di chi ha tantissimo e non sa farci assolutamente un emerito nulla per gli altri. Hi Fedez, devo dirti una cosa importante. Sciacquati la bocca quando parli della signora Lucarelli, per favore. Io vorrei che in Italia ci fossero molti più non giornalisti come la signora Selvaggia Lucarelli, perché tutte le testate dei giornali italiani non hanno fatto altro che osannare quel vostro movimento Pandoro Cocciniglia per beneficenza, mentre l'unica che ha fatto il suo lavoro da giornalista, che in Italia non ce ne sono più, è stata Selvaggia Lucarelli. Quindi, nonostante io e Selvaggia abbiamo dei trascorsi difficili, Selvaggia, un vero applauso di cuore e di pancia da parte mia. Proprio veramente hai vinto tu. E magari tutti gli italiani giornalisti fossero come te, dei non giornalisti così poco attenti come sei tu. Fantastica.